Saluto soprattutto a tutti i genovesi e a questa città a cui io mi sento particolarmente legato per aver vissuto qui di recente oltre due anni importanti della mia vita, due anni in cui ho conosciuto la forza, l'energia di questa gente, la vostra forza, la vostra energia. E proprio nel segno di questa forza e di questa energia vedo oggi questo rinnovato salone, portare alla visione di tutti un mondo, l'economia, una parte dell'economia importante del nostro paese. La Nautica anche quest'anno, uno dei pochissimi settori nel nostro paese, è cresciuta con una percentuale ancora a due cifre, lo dirà meglio di me dopo. E proprio per questo oggi vedo in questo salone il simbolo e la forza di Genova e dei genovesi, un momento per stare insieme e per guardare con più forza al futuro, che la forza è in tutti voi. Chi ama il mare non è mai solo, tutti i genovesi amano il mare, tutti i genovesi devono sapere che tutto il paese è con loro. Grazie. Grazie. Chiamerei ora il Presidente della Volontà Popolare, signorini, prego. Ringrazio la Presidente De Maria di avermi invitato a questa inaugurazione, signor Ministro. L'importanza della nautica è stata segnalata da chi mi ha preceduto, in Liguria per l'economia regionale ha un'importanza particolare, noi ci troviamo ancora in uscita da una situazione di crisi economica significativa. Due comparti che vanno bene in Liguria sono quello logistico portuale e quello turistico, due comparti che hanno molto a che vedere con quello che stiamo inaugurando oggi. Per rilanciare la ripresa del ciclo, uno degli obiettivi principali è che dobbiamo accrescere la spesa per investimenti fissi nella regione. Per far questo, anche l'ultimo rapporto Banca Italia ce lo dice, dobbiamo valorizzare al meglio capacità non utilizzata che abbiamo nella nostra città. Il porto ha capacità non utilizzata e dobbiamo sfruttarla rilanciando gli investimenti. Gli investimenti possono essere pubblici e privati. Gli investimenti pubblici sono in difficoltà. Lo dico e approfitto della presenza del signor Ministro, ancora nel 2017 abbiamo avuto in Liguria un calo del 20% dei bandi pubblicati sulle opere pubbliche. È necessario uno sforzo collettivo per riuscire, anche dal punto di vista delle procedure, a far ripartire la macchina degli appalti pubblici, che è, come dire, metà di questa mela che serve a far riprendere gli investimenti fissi. L'altra parte sono gli investimenti privati. Le aree del porto, lo vedete, grazie ad alcune decisioni che insieme alla Regione e al Comune abbiamo preso nell'ultimo anno, voi vedete gru, vedete investimenti nei principali terminal e concessioni del porto. I saloni nautici sono uno di questi soggetti. A parte la straordinaria capacità che hanno dimostrato nell'aprire oggi questo salone, hanno proposto un progetto che è al vaglio dell'autorità esterna portuale, che prevede una migliore e sempre più grande organizzazione del salone, che prevede uno sforzo ulteriore nella gestione degli ormeggi e il VAR di un grande polo integrato della nautica del porto, con iniziative volte alla formazione, alla divulgazione, alla promozione e alla cultura di impresa nel settore nautico. Sarà mio sforzo come autorità esterna portuale andare incontro a questa proposta dei saloni nautici, così come quella di tutti gli altri imprenditori privati che operano al porto di Genova. Auguri per il salone.